like the normal cases you used to use. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo quinto giorno del Oggi abbiamo con noi Aigo Seigo Castro. Grazie di essere qui. Grazie a te. Seigo San Roshi è una studiato il suo percorso monastico, è stato al monastero Zen Soto Fuyoji a Nihon, in Giappone. Oggi vive e dirige il maestro spirituale alla Virati a Valencia, in Spagna. Il ministro di culto è conosciuto dalla Spagna, dal governo spagnolo, profondamente impegnato per lo sviluppo spirituale, certamente per il benessere interiore delle persone, con un approccio veramente molto aperto, molto universale, e al di là di ogni settario condizionamento. Ha creato un metodo personale particolare partendo dal Zen, un metodo di meditazione Zen per il benessere, che sta portando pace e chiarezza mentale attraverso la sua pratica e la sua gioia di insegnamento. Noi lo ringraziamo di essere qui nuovamente e il suo speech, il suo intervento oggi è anche molta attenzione, una cosa molto particolare che difficilmente si vede e si trova. Quindi veramente un'occasione, grazie. Tradurrà gentilmente, come sempre lo coinvolgiamo, Don Yusan, maestro spirituale del centro Anshin di Roma, che ci segue quando abbiamo bisogno di tradurre in spagnolo, dall'inglese, da tante. Perché naturalmente conoscendo come si dice la materia può tradurre correttamente e soprattutto a volte un po' difficile da tradurre. Grazie a voi. Buongiorno a tutti. Sono molto contento di stare qui per la seconda volta. Vorrei ringraziare specialmente alla Abate di Sapporo, penso che c'era Roshi, anche alla Reverenda Coren per la sua gentilezza, la sua generosità, ampia generosità per darmi qui
anche vorrei ringraziare moltissimo al mio fratello dell'arma, il mio caro amico Toru Sensei, il quale sta facendo un lavoro molto importante in Roma, di sempre tradurre questi seminari temi di d'arma. Ok, mi dispiace non continuare a parlare in italiano perché l'italiano è troppo brutto, è troppo colloquiale, mi dispiace veramente perché è una bella lingua. Devo fare uso dell'inglese, ma è una lingua utile per comunicare, e questa è la ragione per la quale non posso parlare. Mi dispiace. Ok, so the subject today is about a very, very particular practice we used to do in Zen tradition, Zen practice. We don't just focus on Zazen meditation, but also we practice chanting, recitation of sutras and dharani. L'argomento di questo seminario è un argomento piuttosto particolare, cioè un tipo di cerimonia che noi facciamo nella nostra tradizione Tinsoto. Contrariamente a quanto si pensa, nella tradizione Tinsoto non ci si concentra soltanto sulla meditazione Zen, la pratica principale, ma ci sono anche un aspetto liturgico che coinvolge recitazione, canti, sutra e dharani. Well, maybe you more or less know what that sutra means. It's the text in which the teachings of the Buddha or Bodhisattvas are included there. Probabilmente molti di voi già conoscono cos'è un sutra, il termine sutra. Il termine sutra sono dei testi che raccolgono gli insegnamenti dei Buddha e dei Bodhisattva. But dharani is a little bit different. Maybe it's more difficult for you because it's not so usual, this term. And I would like to profit this opportunity to introduce you to the dharani in general, in a very basic term, and then the Kanromon in particular. Però dharani invece è magari un termine che non conoscete molto bene, e quindi approfitterò di questo seminario per dare una introduzione generale a cos'è il dharani, e poi ci concentreremo su una dharani particolare che è appunto il Kanromon. When I ask Senbio-san about the subject, because he invited me through Chogen Roshi to this activity, this Buddha summer camp, I asked him, what subject should I prepare? And he said to me, oh, you can speak whatever you want. So the subject, the general subject is The tradition right here and now. The tradition right here and now, no? The tradizione adesso e ora, no? Qui ora. And I say, well, this is a very, very wide subject, no? Very, very wide. You can include everything almost there. And I thought, because one of my specialties is studying the dharani especially in the Mahayana Buddhist tradition. In general, and in the soft of Zen tradition in particolare. Quando Senbio-san mi ha contattato invece di Tenzin-san per invitarmi a questo seminario, gli ho chiesto di che cosa avrei dovuto parlare, lui mi ha detto qualsiasi cosa voglia. L'argomento di questo summer camp, di questo Buddha summer camp, è la tradizione qui e ora, e quindi, dato che io sono, diciamo, specializzato nei miei studi sui dharani, nella buddismo Mahayana e in particolare nella tradizione buddista Zen Soto, quindi parlerò di questo argomento. And I choose this dharani, Kanromon. Dharani first means basically a very specific Buddhist, a kind of Buddhist mantra. Okay? Innanzitutto, Dharani è un tipo specifico di mantra buddhista. As you maybe know, the mantra has a long history in India. It starts from the Vedic tradition and then
is also blend with the local aboriginal Indian tradition, and then develop a specific kind of aspect with the tantric tradition. Come forse voi saprete, il mantra sono qualcosa che ha origine nella India, nell'induismo, nell'India vedica, e si mischia poi con delle tradizioni autoctone dell'India e viene poi usato nel buddismo, soprattutto nel buddismo tantrico. So if you can English tantric Hinduism. Then as you can imagine, after almost 2000 years of mantra tradition in India, the Buddhist Sangha could not be completely ignorant to this spiritual reality. E come potete immaginare, dopo 2000 anni di questo tipo di tradizione tantrica in India, il buddismo non poteva restare indifferente a questo tipo di pratica. Then, sometime after more or less 5-6 centuries after the Buddha's Nirvana, e quindi dopo 5-6 secoli dopo la Nirvana, cioè la morte del Buddha, more or less, più o meno, the Buddhist Sangha start to introduce mantras in the practice. And then later on, with the Mahayana tradition, at the beginning of the first century of this our era, more or less, they start to elaborate a specific Buddhist mantra. And this Buddhist mantra, they call them Dharani. E quindi intorno al quinto sesto secolo dopo la morte del Buddha, il Sangha buddista ha cominciato a introdurre la pratica di mantra all'interno del buddismo. E intorno al primo secolo di questa era sono stati elaborati specifici tipi di mantra che appunto vengono chiamati Dharani. Dharani literally means sustaining, maintaining, holding. Dharani letteralmente vuol dire sostenere, mantenere, tenere. It's a female substantive, and this meaning of holding or retaining or keeping means keeping in mind, keeping remembering the Buddha's teaching. È un sostantivo di genere femminile e il suo significato appunto è quello di mantenere, di tenere, di conservare gli insegnamenti del Buddha. So Dharani, of course, in a Buddhist context has several meanings, but the most common, the most popular one became identified with the mantra. Identified with the mantra. Quindi Dharani ha differenti significati nel contesto buddista, ma specificamente vuol dire identificarsi con il mantra. Identify oneself. No. Identify with the term mantra. Ah, si identifica col termine mantra, scusate. So, this is the way the Buddhists absorb, take for themselves this Vedic, Tantric and Aboriginal tradition of mantra. Questo è il modo con cui appunto il buddismo si è appropriato di questa tradizione che viene appunto dall'induismo vedico e dalle tradizioni autoctone dell'India. Of course, you know many examples of this kind of appropriation and adaptation. You know, in Italy, as in Spain, we have a lot of rituals, a lot of saints, virgins, Christ, that they are just pagan gods and goddesses. Poi probabilmente non è qualcosa di nuovo, perché anche nella tradizione occidentale europea, tipo cristiano, molte delle figure di santi, ma anche lo stesso Cristo o la Vergine Maria, hanno origine nelle divinità pagane. A lot of prayers and rituals, purification rituals and so on. If you dig a little bit on in the history, in the roots of these rituals, you find the Roman, Etruscan tradition, Greek tradition and so on. Anche certi aspetti liturgici, come per esempio certe preghiere, certi riti di codificazione, se si scava un po' sotto la superficie, si identificano le radici romane, le etrusche e le greche. Of course, for Dharani in Zen practice, it becomes very, very significant, very important,
with the passing of the time. L'importanza del Dharani nella tradizione Zen si è intensificata, è aumentata col passare degli anni. So that means that the Dharani were after this inclusion, this appropriation of the Dharani, the Buddhist Sangha, the Buddhist Sangha itself started to elaborate their own Dharani text. Quindi dopo una prima inclusione, un primo assorbimento di questi Dharani, questi mantra vedici, la tradizione buddhista ha cominciato a sviluppare i suoi propri Dharani. And they call it Dharani Sutra. Che vengono chiamati Dharani Sutra. Dharani Sutra basically means, it has a very basic structure, that means some disciple of the Buddha has a problem, has a very heavy issue. Questi sutra Dharani seguono tutti più o meno lo stesso schema. La situazione è quella di un discepolo del Buddha che ha un particolare problema. So the disciple doesn't know how to deal with this problem because it's very difficult, very challenging for him or for her, and he or she goes to the Buddha to ask a solution, a skillful means. E questo discepolo che ha questi problemi non riesce a trovare una soluzione perché il problema è molto complicato, molto impegnativo, e quindi va dal Buddha stesso a chiedere una soluzione o un mezzo abile per risolvere questo problema. And then the Buddha said, okay, no problem, relax my friend, I have a solution for you. E Buddha dice, okay, non c'è problema, rilassati, c'ho una soluzione per te. And then he deliver him or her a Dharani formula. E quindi gli consegna una formula Dharani. This Dharani formula, of course, is generally in Sanskrit. Queste formule sono generalmente scritte e trasmesse in Sanskrit. They have, as we will see later on, they have meaning, of course. There are different kinds of meanings. E questi testi, queste sillabe, queste sostantivi sanscriti hanno sicuramente un significato, come vedremo. Different kind of significato, come vedremo. But the rule goes that you cannot translate the Dharani itself. Ma la regola è che non si traduce. Because according to the traditional understanding, these Dharani words, these Dharani sentences are the vibrational or sonic manifestation of the Buddha himself. Non si traducono perché la traduzione dice che è la Dharani stesso, cioè la sillabe, le parole del Dharani, che hanno un potere inerente al loro suono, alla loro vibrazione sonora. Because are expressed by the manifested by manifesting the Buddha. Perché manifestano il Buddha stesso. So this is the reason the, for instance, the Chinese didn't translate the Dharani, they transliterated into phonetical Chinese very close as much as they could, because Chinese is very different from Sanskrit, of course. And then the Japanese, the Buddhist, they did the same. Quindi, per esempio, il buddismo cinese non traduce i Dharani sanscriti, semplicemente li traslittera, cioè li esprime con termini fonetici che si avvicinano per quanto è possibile, perché la struttura fonetica cinese è sicuramente differente da quella sanscrita, e si avvicina un po' al suono del Dharani, del mantra sanscrito. E la stessa cosa è avvenuta per il buddismo giapponese. So this is why when you read recite Dharani, because in Zen liturgy we have a lot of them. We Daihishin Dharani, Shōshai Myōshō Dharani, Butchō Shōshō Dharani, and so on and so forth. What is that? It's like a nonsense. But that means that this is phonetic sounds trying to transliterate the original Sanskrit. E per esempio è così che nella tradizione Zen, quando si recitano i vari tipi Dharani, sia il Daishin Dharani,
guardando il testo non si capisce che cos'è questa cosa, perché non ha un significato traducibile, è semplicemente sono la traslitterazione in giapponese del termine sanscrit, delle sillabe sanscrit. So, why the for instance the Zen tradition in specific adopted this dharana? Perché nello specifico la tradizione Zen ha adottato, ha inglobato i dharani? Because they were very, very, they were regarded as very, very, very practical and very useful tools for spiritual practice. Perché sono considerati dei mezzi, degli espedienti, degli strumenti molto pratici per lo sviluppo spirituale. This idea comes from the very old Indian pre-Buddhist idea that the words of the deity are powerful by themselves. E questa concezione viene dall'idea dell'India pre-buddista secondo la quale le parole degli dei sono cariche di potere by themselves per loro stessi. So that is the because when you are reciting Adharani, you are chanting or memorizing or keeping in mind the sentences and so on, you are in contact with the Buddha, Bodhisattva, the deity, which this dharani is connected. Perché quando si recita un dharani, si recita o si legge, si recita a memoria, si è letteralmente in contatto stretto con il Buddha o il Bodhisattva a cui il dharani fa riferimento. You are protected, you are safe, you are purifying your mind of negative karma, and you are removing any obstacle in your spiritual practice. Sei protetto, sei al sicuro, purifichi la mente dal cattivo karma e dagli ostacoli mentali. Of course, there are a lot of benefits of the Dharani, because in this Dharani Sutra, after the Buddha delivers the Dharani formula, then he continues explaining the benefits of the Dharani and how to practice it properly. Sicuramente i Dharani portano una moltitudine di benefici perché, tornando alla struttura del Dharani Sutra, dopo che il Buddha ha insegnato la formula del Dharani, esprime, elenca i benefici che questi Dharani possono portare e anche la maniera più appropriata per recitare. So this is the one of the main reasons why the Zen tradition adopted Dharani in its daily liturgical practice, because it was a very, very effective way to help people, normal people, to remove their obstacles and going beyond their difficulties in life. E per questo che la tradizione Zen ha adottato a industriare, perché sono un metodo molto pratico, soprattutto per aiutare gli altri, per aiutare a rimuovere gli ostacoli mentali, per andare al di là delle difficoltà individuali. In a certain sense, through the Dharani, the Zen teachers, Zen masters, could transmit the Dharma in a more appealing and adapted way to many, many kinds of different kinds of people. E sicuramente attraverso la pratica del Dharani, l'insegnante Zen può trasmettere l'insegnamento in un modo più, diciamo, accattivante, in un modo che può raggiungere differenti tipi di persone. This is the case of the Kanramon. E in esempio questo è il caso del Kanramon. Il Kanramon, infatti, it has a very, very long history that we are going to summarize today. And the main goal of the Kanramon is helping a kind of beings, very suffering beings called hungry ghosts. Il Dharani è un tipo di il Kanramon è un tipo di Dharani che ha un particolare specifico indirizzo, un obiettivo, cioè quello di aiutare una particolare categoria di esseri che vengono chiamati gli spiriti affamati. But not only them, the hungry ghosts, but also what they call the ancestors. Non solo gli spiriti affamati, ma anche, per esempio, gli anzianati. So all
the people who live before us are connected with us through biological relationships. Cioè tutte quelle persone che sono partite prima di noi, partite prima di noi, con cui abbiamo un legame di sangue. Or biological relationship or very close relationship. O sia un legame di sangue, quindi di tipo familiare, o anche di vicinanza di un altro tipo, per esempio amici o wife, mogli, mariti, qualcosa di simile. So, as you know, the Zen tradition used to speak about the ancestors, Zen ancestors, but we are going to speak about us, normal ancestors. Sicuramente nella tradizione Zen si mette molta enfasi sugli antenati del lignaggio, della nostra tradizione, ma in questo caso invece parliamo dei nostri antenati, cioè qualcosa che ci riguarda in prima persona. So, we are facing to, in this regard, we are facing with the reality of death and how to deal with this issue. E in sostanza questo dramma ci porta a confrontarci con la faccenda, diciamo così, della morte e come mettersi in relazione con questo aspetto, cioè la morte. So, we are facing two basic questions. What happens to the person who dies? And second one, what does the living person do about it? E quindi ci troviamo a fronteggiare due domande fondamentali. Che cosa accade con la persona che muore? E che cosa può fare la persona, cioè noi in questo caso, riguardo queste persone? All religions, all and new, they are trying to answer as properly as they can these two questions. Tutte le religioni cercano di dare una risposta a queste due domande. What about you? E voi? What about our modern, postmodern, Western and our religious or even anti-religious society answer to this question. Come la nostra società postmoderna è così secolare, così vogliamo dire non religiosa, ma anti-religiosa, che tipo di risposte dà a questa domanda? I don't know about you, but according to my personal experience, most of the people, they don't care about these two questions. Non so quanto mi riguarda, ma per la mia personale esperienza mi sono accorto che la maggior parte delle persone non si interessa a queste domande. So for them it's just a black zone, you know, black area. Per loro è soltanto un'area nera, scura, qualcosa di irrisolto. Because this is dark and black, they don't care. They just remove from their attention. Essendo quindi appunto una zona oscura, semplicemente non se ne importa, semplicemente la rimuovono. So, we are going to study the Zen Buddhist answer to these two questions. E noi andremo a considerare, a studiare, a guardare la risposta che il buddismo Zen dà a queste domande. And we are going to study a little bit about the origin of these questions and how they develop through the history. E andremo a studiare l'origine della risposta a queste domande e di come si è sviluppata nel corso dei secoli. And maybe we will ask, why should we study this very complicated things? E voi potreste chiedervi, perché dobbiamo studiare queste cose così complesse? Why we should know all these details, all this stuff, you know? Why I just focus on my practice, reciting, and that's it? Perché dovremmo occuparci di queste cose in particolare? Basta, io voglio semplicemente concentrarmi sulla mia pratica. Di recitazione o di altro. But you know, this is of course you can do this. No, there's no problem. The Dharani will benefit you in any case. Sicuramente sì, potrei semplicemente concentrarmi sulla recitazione e il Dharani sarà comunque efficace. But if you know a little bit about the history, about the meanings, about the context, about the background of this practice. I think your spiritual, personal experience will be richer, more
with more knowledge, with more possibilities, with more, it gets deeper and more meaningful. Ma io credo che se ci si informa, se si conosce anche il contesto, la storia, il retroterra di questo tipo di pratiche, la nostra pratica stessa della recitazione diventa più ricca, più profonda. So, for instance, in my experience giving seminars about Tarani, many people, they are very surprised about the reality, the meanings that they are actually reciting, and some of them are very upset about them. They came very angry. Oh, how can this be? Io, nella mia esperienza, molte persone, dopo aver fatto questo tipo di studi, ne provano beneficio, lo trovano molto interessante, la loro pratica ne viene arricchita, mentre altre persone possono anche avere una sorta di reazione negativa. Come può essere che ci sono queste origini a questa storia? Because they think Zen tradition is a kind of Protestant tradition, very clean, very clear, everything starts with Dogen, with Keizan, with Tat. So with Zen practice, as Zen practice, and nothing esoteric, nothing magic, nothing occult or mysterious, you know. perché magari c'è l'idea, appunto, che per esempio la tradizione Zen sia qualcosa di molto asciutto, un po' simile, ad esempio, alla religione protestante, che ha abbandonato tutto questo aspetto, mentre invece scoprire che c'è un aspetto che non solo liturgico, ma anche addirittura esoterico, se vogliamo dire occulto della tradizione Zen, può generare una sorta di reattività. But in fact, when we are facing death, when we are facing different kind of beings, we are facing this kind of not very clear reality, but because it's not very clear for me, doesn't mean that doesn't exist. Perché considerare questi aspetti di questo tipo di interagire con questi aspetti, avere a che fare per esempio con questi esseri, è sicuramente qualcosa di poco chiaro, qualcosa di oscuro. Ma il fatto che sia poco chiaro, oscuro, non vuol dire che non esista. So then we are going back to the origin, and the origin for everything related with Dharma is mostly Indian. Quindi andiamo a studiare a lui, e quando si parla di queste cose, in genere, l'origine di queste pratiche è sempre una, l'India. So, as I said before, this hungry ghost in Sanskrit is called Preta. Il termine con cui gli spiriti affamati viene chiamato in sanscrito è Preta. Preta. Preta in sanscrito, Petta. In Pali, in Japanese, Gaki. Preta in sanscrito, Petta in Pali, e Gaki. Of course, as we will see later on, this term is going to experience some significant changes, but the basic meaning will remain through all the historical process. Come vedremo più avanti, questo termine avrà anche sostanziali cambiamenti nel passare del tempo, ma sostanzialmente mantiene un significato basilare. So, I selected the three main meanings of Dharani, of Preta. The first one is departed, deceased, dead person. Okay? Ci sono tre significati essenziali. Il primo è appunto da Preta, che vuol dire in quanto persona dipartita, deceduta, morta, defunta, una persona morta. The second one is the spirit, or you want the soul, of the departed person. Il secondo significato è lo spirito, o se volete l'anima di una persona. This kind of subtle mental or subtle energy which remains after death. Quella sorta di energia mentale sottile che resta dopo la morte. And the last one is a ghost, an evil being. L'ultimo significato è quello di un fantasma, per esempio, nella nostra terminologia, cioè di uno spirito malvagio, maligno. Because this spiritual being is suffering a lot, as we are going to see right now. Perché questo essere, questa creatura, questa entità, è comunque un'entità, un essere che soffre tantissimo, come vedremo. So, you have to take into account that for the Indian Vedic tradition, death itself
the situation of the death is already a spiritual practice, tapas. E come vedremo nella concezione indiana, il semplice atto del morire, della morte, è una pratica spirituale. So, here's a quotation of the Vihatarajaka Upanishad. This is one of the oldest Vedic scriptures. And you can see to be taken to the wilderness, the dead body is already the highest austerity. Come vediamo da questo testo della Upanishad, dice che essere condotto in luoghi selvaggi quando si muore è sicuramente la austerità più dura. And the fact of being cremated, going to the fireplace, from the fireplace to be cremated, is already the highest austerity. E anche il fatto di essere condotto sul luogo della cremazione, di essere cremato, anche questa è la più alta, l'eccelsa austerità. So this is the very, very earliest idea, you know, of preta. E questa è l'idea più antica di preta. The death itself and the cremation process. Cioè l'essere morto e sottostare al processo della cremazione. So, you can become preta in two ways, by a natural death or by behavior. Si può diventare preta in due modi, per mezzo della morte naturale o anche per il proprio comportamento. Of course, the Vedic traditions try his most effort to become just preta by death, because the second possibility is a no way out. La tradizione vedica si concentra sulla prima possibilità, cioè di diventare preta dopo la morte, per quanto riguarda la seconda condizione, la seconda possibilità, lì non c'è via d'uscita. So, this is the another quotation, being preta by death, is the dead body, is preta, the body disposed to be cremated is just preta. Un'altra citazione dal Vismo vedico. E cioè il corpo messo nella situazione di essere cremato è già, viene chiamato già preta. But they recognize a kind of process of this regard. First, you are just a very subtle body in transit called Atibaha. Then you became preta. And then through specific rituals, at the end of the year, you became an ancestor. E qui vediamo che comunque c'è in atto un processo, perché il primo stadio è quello di Atibaha, cioè vuol dire un corpo sottile, un elemento sottile che è in movimento, poi c'è la condizione di preda e poi alla fine, dopo un anno, si acquisisce lo stato di antenato. So, what happens with the person when he's cremated? So, according to the Vedic tradition, during the cremation, a special kind of spirit called preta leaves the body. The size is like this. Cosa succede appunto in questo processo? La prima cosa, durante la cremazione stessa, c'è questo tipo di spirito che viene chiamato appunto preta, che lascia il corpo, che è della dimensione di un pollice. Because, as you can imagine, no? During the cremation, there's a steam condition of heat. The preta became starved and thirsty. E a causa appunto dell'estremo calore generato dalle fiamme della cremazione, qui la pira funeraria rende e trasforma questo preta in una creatura affamata e assetata. And this hungry ghost has a very, very tiny mouth, the middle point, which makes eating and drinking quite hard, quite difficult. E questo spirito affamato ha una bocca piccolissima, cioè una bocca delle dimensioni di una punta di spillo, e questa condizione appunto rende il mangiare e il bere estremamente difficile. And of course this makes this kind of spirit be very, very violent, very aggressive against especially the family members. E a causa di questa condizione questo spirito diventa estremamente, come dire, aggressivo e può essere anche dannoso soprattutto nei confronti della famiglia sua stessa. I selected a few pictures of a traditional cremation in India. Maybe someone
So, real cremation? No. Oh, very good. Questa è un'immagine di una cremazione tradizionale in India, magari qualcuno di voi ha riuscito a vederla. You can see here a dead man, and then the process of the cremation starts. Il cadavere, il processo della cremazione. E put in the fire, of wood, and then you may notice this little boy with the white cloth on the over his head. E dopodiché c'è questo giovane ragazzo che vedete con questo tipo di turbante che ha in testa. Yes. Questo vedo, And the person, this little boy is the eldest son of the deceased. Questo bambino in questo caso è il figlio più grande del defunto. And the man who is in front of him, this old man, is his grandfather. E quell'altro uomo lì è il padre, cioè il nonno. Perché grandfather of the dead. Yes, grandfather of the child. You can see here the child with the safe head, because safe head means in India, Vedic India, is you are mourning. Come vedete, il bambino ha la testa rasata, perché la rasatura in India si usa per esprimere il lutto. He is going to start to lit the fire in order to start the cremation of his own father. E lì, nell'atto di accendere la pira funeraria, accendere del suo stesso padre. Because this is his main duty in life. Perché questo è considerato il suo dovere principale nella vita. Okay, so you can see one modern example. This the son with the shaved head. Ecco, un altro esempio, quello con la testa rasata del figlio. And then start the fire. Poi cominciare la cremazione. This is in Varanasi. Yes. You can see another example of cremation. This guy is in near Kathmandu, in Nepal. Questa è una cremazione vicino a Kathmandu, in Nepal. You can see the body in orange clothes with white pants tucked. Vedete che il corpo è avvolto in un telo arancione che è fermato da legacci bianchi. In this case is a very very important and rich person because got a lot of wood in order to be properly cremated. In questo caso si tratta di una persona facoltosa perché ha una notevole quantità di legno che permette una cremazione più veloce. Efficace. So imagine we got a proper cremation, a proper antyeshti, they call in Sanskrit, but our journey doesn't stop here. Immaginate appunto di aver avuto una buona cremazione, ma il nostro viaggio non si conclude qui. It continues with the, what they call the Shraddha rite. It means basically the passage from preta to ancestor. Continua con il rituale chiamato Shraddha, che è quello che trasforma l'essere chiamato in antenato. Peter literally means father. Shraddha vuol dire fede. Father. Peter. Padre, in the sense of someone who gave to you life and is behind you and before you. Padre, nel senso di colui che ti ha donato la vita e che resta dietro di te e davanti a te. And you should take into account that this father also was a soul before. Dovete tenere presente che questo padre è stato un'anima anche precedentemente. And behind him, another father who was a soul. E prima di essere un'anima è stato un padre che ha avuto un figlio. Do you get it? Mm-hmm. What ancestor means? Questo è quello, il senso di antenato.
you are at the same time son and father, si father and son. Sia tutti allo stesso tempo, sia padri che figli. Okay, so what means Shraddha? Basically, this which is offered to the ancestors with faith. Shraddha vuol dire fede, cioè ciò che è offerto con l'antenato. The main goal of Shraddha is returning the soul's death to his father. Because the father nurtured the soul is now nurtured by the soul. Okay? Who liberates the deceased father from the state of preta and ensures that he attains immortality, immortality after death. That is the key point of this practice, okay? The ritual activity of the soul ensures the immortality of his father. Quindi attraverso il rito dello Shraddha si è saldato, si è estinto il debito che il figlio ha nei confronti di suo padre e degli antenati, cioè il padre che è ha nutrito il sonno il figlio e viene a sua volta nutrito dal figlio e quindi lo libera dallo stato di preda e gli assicura, questo è il punto chiave di questo rito, gli assicura l'immortalità dopo la morte. So that means that the main goal of the Shraddha rite is generosity. L'obiettivo principale del rito Shraddha è la generosità. At the end of the day, the main meaning, the main goal of this ritual is manifest abundance, generosity to your fathers, to your ancestors, and to the Brahmin priests who are performing their rituals. Quindi alla fine il senso del rito di Shraddha è quello di manifestare, di esprimere la generosità, l'abbondanza nei confronti del proprio padre, degli antenati e anche nei confronti dei brahmani, cioè dei sacerdoti, che hanno eseguito il rito. Because the brahmans are the relative, in this case the son or the daughter, in the case of someone, some family has no sons, the daughter can become so, and she's allowed to do the ritual as well. Nel caso che un uomo non abbia un figlio maschio, è la figlia femmina che assume in questa circostanza il ruolo di figlio, figlio maschio. In any case, Brahmans and son are became the dead person itself. E in questo caso, i brahmani, i sacerdoti e il figlio stesso incarnano. So the ritual starts with the offerings of bulls, the pindadana. Il rituale inizia con quella che viene chiamata l'offerta delle palle, pindadana. This offering means basically offering to create a new body, new subtle body to the dead person. E questo rituale ha il compito, in un certo senso, di creare un nuovo corpo per la riprendere tutto. Because in this long journey from death to the Jama heaven, the death soul should get nourishment, food and drink in order to reach the end of this path. Perché nel lungo viaggio dalla cremazione al cielo, al paradiso di Yama, l'anima del defunto ha bisogno di nutrimento, ha bisogno di cibo, ha bisogno di acqua per essere sostenuta nel corso di questo viaggio. And this is very important because the preta himself, the dead person himself or herself, cannot do that by himself or herself. He or she needs the help of the relatives and the brothers. Questo è particolarmente importante perché il defunto, l'anima del defunto non può assolutamente nutrirsi o bere da solo, ha bisogno assolutamente dell'aiuto del figlio e dei brahmani. So this subtle body, this spiritual body is made of rice balls which are offered during 1 year or 11 days, it depends the ritual. Which are eaten by the relative deceased, the deceased relative and Brahmans who embody the deceased as a preta.
Quindi questo corpo sottile viene poi tutto trasformato, è fatto di palle di riso che sono offerte durante o nel corso di un anno o nel corso di 11 giorni, a seconda dei vari tipi di rituali, che vengono mangiate dai parenti del defunto e dai bramani che incarnano il defunto in quanto preta. Okay. And of course, this kind of offering, this kind of food, is not just ordinary food, but is a food transformed through ritual into a kind of amrita, or nectar of immortality, of immortality's food. E chiaramente questo cibo non è semplice cibo, ma questo cibo viene trasformato attraverso il rituale e diventa un cibo spirituale, diventa quello che viene chiamato amrita, il nectar dell'immortalità. So, you can see that we can see later on the connection with the Kanromon. Okay, because ci vedremo poi la connessione. Because Kanro means actually immortality's nectar. Perché Kanro vuol dire nectar dell'immortalità. So then after these 11 days, next is the second part, the solar rite that creates the bond of kinship. La seconda parte del rito crea un legame di parentela. In which the body of the deceased is the sick person is already complete, and in this moment is producing the merging, the fusion between the deceased with his father, grandfather, and great grandfather. Nel corso di questo rituale, il corpo del defunto diventa in un certo senso completo e si produce una sorta di fusione del deceduto con suo padre. Con il padre di suo padre e il padre del padre di suo padre. So in this case, he becomes a real, a true ancestor. E in questo caso diventa un vero antenato. So, and then the family members, the main relatives, should perform this rite every month on the date of the death of the deceased during one whole year. Questo rito deve essere eseguito ogni mese nella data della morte del defunto nel corso di un anno. And then after that year, the main relative should get the responsibility to perform this ritual yearly on the anniversary of the death of the person for his whole life. E dopo quest'anno il parente più vicino si impegna a eseguire questo rito una volta l'anno, il giorno della morte della persona, per tutto il resto della sua vita. So that means the link between the death person as an ancestor and the living person as a ritual specialist is unbroken forever. Quindi c'è il legame che si crea tra il defunto che è diventato un antenato e la persona che appunto segue le frutti rituali è qualcosa di infinito, che dura per sempre. Here I selected a set of very beautiful and a very rare and unique photos of a Shraddha rite. Qui vedete delle foto che sono abbastanza rare da trovare di un rito Shraddha. Maybe 2000. In the Ganga River near Calcutta. Questo queste foto sono state prese nel 2012 in un rito Shraddha che si è tenuto vicino a Calcutta. You can see the Brahmins, they are doing the bowls. I Brahmins preparano queste palle di riso. You can see here down to the right that already the 12. The 12 bowls of rice. And there also. That means the spiritual body of the dead person is already. E quello vuol dire che appunto questo corpo, in un certo senso, rituale del defunto è pronto per fare. This, of course, these bowls of rice are eaten by the Brahmins and the relatives. E queste palle di riso vengono mangiate dai Brahmani e dal parente. There's a kind of assimilation, not interaction. Come una sorta di assimilazione, di interazione. Of course, in our culture and our tradition, we can relate this with the Christian Mass.
in un certo senso nella nostra tradizione cristiana ne troviamo un corrispettivo nella messa cristiana cattolica. How a piece of bread and a glass of wine can become the body and the blood of Christ. Come un pezzo di pane e un bicchiere di vino possono diventare la carne e il sangue di Cristo. And we, through the ritual, through the consecration of these substances, those normal, ordinary items became the body and the spirit of Christ. E attraverso nella messa, attraverso il rituale della transustanziazione, il corpo, il pane e il vino diventano il corpo e lo spirito di Cristo. Functionally, this ritual is practically the same. E in pratica questo rito è la stessa cosa. Okay, so you can see here a moment in which the body of the deceased person is getting the blessed water. Qua vedete il momento in cui il corpo del defunto riceve la benedizione dell'acqua. You can see the next picture. A detail. Yeah. Qua in dettaglio. No, the deceased body is getting this special thread. E adesso il corpo del defunto riceve questo speciale filo. Because it comes from the kusha grass. Che viene dalla quella che si chiama l'erba kusha. È una very holy, very sacred herb in India. È special property. Considerata sacra in India. And then the balls down to the right get flowers and insects. E le palle di riso vengono ulteriormente benedette con fiori e incenso. That means these balls are treated as a deity. In un certo senso queste palle di riso vengono trattate come divinità. The dead person become an ancestor, means a god. E perché la persona deceduta in questo caso diventa un antenato e quindi in un certo senso un dio, una divinità. So, this is a general view. You can see the atmosphere, you know, the people walking around, sitting and doing the practice. Vedete l'atmosfera, sì, non è particolarmente concentrata, con gente che cammina, in giro. No, it's very concentrated. The people who are involved in the ritual are very focused on the rest of the people is okay. Cioè, le persone che sono coinvolte nel rito sono molto concentrate, ma le persone passanti che vanno vengono. The Indians are like that, you know. You can do a puja ritual, very focused, very good, and next to them they are looking at the mobile, they are calling their friend. No. Puoi seguire un rito molto profondo, molto concentrato, intorno c'è gente che passeggia, che quando chiama il telefonino, che guarda internet e così via. Okay, so. But as I already told you, but now I'm going to focus on the results, the outcome of this ceremonies. Ne abbiamo parlato, ma vorrei concentrarmi ancora un po' sul risultato di questo rito Shabbat. There's two results. The first one, of course, is the certain immortality. Sono due risultati. Il primo chiaramente è la trasformazione del defunto in come essere immortale. The goal is removing the dead person from the world of rebirth, of being born a death again, born a death again, born a death again. Lo scopo principale è quello di togliere l'anima del defunto dal ciclo delle rinascite continue. And of course, for this, the ancestor get a new, as here is said, unite with your body in your full luster. Chiaramente per fare questo, il defunto, l'antenato, viene dotato di un altro tipo di corpo, un corpo che possiamo dire pieno di gloria, pieno di luminosità. It's a spiritual body. Corpo spirituale. We can call it in a Christian terms a body of light. Quello che nella tradizione cristiana si chiama il corpo di luce. And we will see later on with the Canromon that the main goal of the Canromon ritual is providing a new spiritual and immortal body to the hungry ghost. E come vedremo nel rituale del Canromon, lo scopo del rituale del Canromon è di
fornire, dare agli spiriti affamati un altro tipo di corpo, cioè un corpo di gloria, un corpo spirituale. But of course, the results are not only happening in the spiritual sphere, also are happening in the worldly and human sphere as well. Chiaramente il risultato in questo rito non sono soltanto di pertinenza di un mondo, come dire, spirituale, ma anche hanno anche una, diciamo, attuazione pratica qui nel nostro, nella nostra dimensione, nel nostro mondo. For them, the Shrine Rite is even more important than any other ritual. In un certo senso, in questo senso, la rituale strada è più importante di qualsiasi altro tipo di rituale. For any Hindu person, maybe you cannot do or you don't want to do any specific ritual for any deity, but you cannot avoid doing the ritual for your father and mother. Per un indiano, magari si può anche evitare di fare una serie di rituali che hanno come oggetto e coinvolgono le varie divinità, le varie avatar, ma assolutamente non si può evitare di fare il ritosha. Because through this ritual, the family members and the relatives, him or himself, herself, gets everything he or she needs for his or her life. Perché attraverso questo rito una persona, un essere umano, attiene tutto quello di cui ha bisogno nella sua vita. Prosperity, a better job, a good wife or a good husband, sons, healthy sons, getting exams, whatever. Perché attraverso questo rito si ottiene tutto quello che, diciamo, fa comodo nella vita quotidiana, un buon lavoro, abbondanza, ricchezza, una buona moglie, felicità, eccetera, eccetera, e anche buoni figli, in salute, e così via. If this person is going to follow a spiritual path, also his or her practice will become very successful and per chi segue una pratica spirituale, uno dei risultati è che proprio la propria pratica spirituale diventa più efficace e più significativa. So, here I got some photos of this, the water tarpanam, the offering of water to the ancestors. Qui c'è una delle immagini dell'offerta dell'acqua agli animali. You can see the next one is the first image with some seeds or tulsi seeds or sesame seeds. Che usano dei semi di tulsi o di sesamo. Tulsi. And then you can see the Brahmins are very, very happy after this ritual. I Brahmani sono molto soddisfatti del lavoro. Okay, so then what happens if you don't have a good relative who is going to do this Shraddha ritual on your behalf? Cosa succede se non si ha un buon parente, un figlio, o qualcuno che faccia questo rituale, che lo faccia in maniera appropriata? You became a preta. Si diventa un preta, si resta in una condizione di preta. Indefinite. Per un tempo indefinito. So, you can also become a preta if you commit serious misdeeds. Out of greed, deceit, jealousy, and avarice. Può diventare preta facendo, avendo commesso dei misfatti abbastanza seri che vengono dalla propria avidità, inganno, gelosia, avarizia. So, o violating ritual and social laws and norms. Oppure tramite una continua violazione dei rituali, delle norme sociali, delle leggi sociali. Or committing suicide. O anche aver fatto commesso suicidio. Or dying by violent ways, murder, accident, or so on. O avere essere morti in una situazione violenta, tipo un omicidio o un incidente. Or not being properly cremated or buried. O non essere cremato o sepolto nella maniera appropriata, or untimely death, o anche per una causa di una morte prematura. So in those cases you can easily become grazie a queste condizioni si può facilmente diventare un preta. So
These pretas has these bodily forms, the four faces, long teeth, huge bodies, a very awful appearance, as we are going to see right now. Questi preta hanno un aspetto sinceramente poco piacevole, con queste facce deformi, con queste labbra che si protendono, e una forma contorta, lunghi denti, orribili di corpi, facce deforme, sono sporchi, la pelle sporca e ruvida, e hanno capelli arruffiati, arruffati che vanno da una parte e dall'altra, e i loro piedi sono semplicemente fatti di ossa e di denti. So, of course, they eat mucus, secretion, feces, and urine, leavings of food, and this kind of stuff. No? La loro dieta è composta di mucus, secrezioni, feci, urine, sporcizia, esudazioni e avanzi in cibo. And where they live? E dove vivono? Because, of course, they are as a sentient beings, they are in some places. Sono esseri senzienti e vivono da qualche parte. Unclean houses are with plenty of litter, for instance. Case sporche piene di immondizia. If you have a friend with the Diogenes syndrome, please be careful because maybe this house is plenty of pretta. Se forse avete un amico che ha la sindrome di Diogenes, probabilmente la sua casa è piena di pretta. Or unclean beings. O anche esseri sporchi. People who never go to shower, never clean. The pretta va bene. Next to me, molto caro. Or places with lacking purity or a right way of living, or there's no ritual, no spiritual practice there, you know. No, di nuovo le case che non hanno purezza, non hanno onestà, non hanno compostezza, oppure in cui non si fanno riti religiosi. Or places in which there are plenty of conflicts, no, plenty of fighting, you know, very, very bad, very negative atmosphere, you know. Oppure case con un'atmosfera estremamente negativa in cui c'è tantissimi conflitti, litigi, inganno, eccetera. Or fear, sorrow, paura, or dispiacere. So these negative emotions, they are continuously being lived there. This place is getting better, for sure. Questo posto in cui ci sono tutte queste emozioni così negative attirano in questo. So I had some difficulty, you know, to find a good image, but good or bad images of preta, Indian Vedic images of preta, because according to the Hindu iconographical tradition, if you make an image of a preta, you are, in some sense, eating him alive, putting him alive. Non è semplice trovare delle immagini che raffigurano il preta nella tradizione indiana, perché appunto secondo questa tradizione, nel momento in cui tu dipingi un'immagine, che sia di una divinità o di un essere inferiore, questa immagine prende vita. So, in this case, if you find images of preta, they are always subjugated. The preta. Nel momento in cui si trovano immagini di preta, questi esseri sono soggiogati. So they are completely fall down, powerless, completely with no possibility of doing. Sono in genere sono immagini di preta che in un certo senso sono soggiogati, cioè che non hanno modo di arrecare nessun danno. Così vengono rappresentati. And here we see the very beautiful, in a sense. Terrifying and beautiful image, very beautiful because it's very well done, you know, of Chamunda Devi. Parliamo una bellissima, se bene terrificante, una bellissima immagine di Chamunda Devi. She is the goddess of who is in charge or in command of the preta. Che è la divinità che si incarica e supervisiona in un certo senso il preta. She is the boss of the preta. So, but
for in order to do that, she should became she should adopt the body of a preta. Per essere appunto assolvere al suo compito, questa divinità deve assumere l'immagine di preta. So this is why she is appearing completely with a skeleton, emaciated, you know, with no fat, no just only nerves, you know, and very completely relaxed. Ed è per questo che qui appare appunto tutta pelle e ossa, senza i tendini, cioè semplicemente con i tendini, senza muscoli, addirittura senza mascella. Actually, as a preta. E quindi in un certo senso è come un preta. And he's holding in her left hand the head of a preta. E mantiene, tiene stretta nella sua mano la testa di un preta. And she's sitting over a preta. That means she's commanding. She's in full command of the preta's work. E questo appunto significa che lei è nella piena autorità. No preta can overcome her power. Nessun preta può sovrastare il suo potere. So this is just to have a kind of glimpse of the preta's representation. Okay. Okay, now after this introduction to the Indian, Vedic Indian understanding of preta, which is original, those basic ideas are going to be absorbed and adapted and transformed by the Buddhist tradition. E quindi dopo aver visto le origini indiane, indigene, questa concezione della loro percorso, vediamo come questi concetti sono stati assorbiti e introdotti nella tradizione buddista. Before continue, any question? Ci sono qualche domanda riguardo quello che abbiamo visto fino adesso? Ce ne sarebbe lo specifico. Why do you think that if somebody doesn't have a son or die by mother, becomes a preta? I mean, to me, it looks like this is not his fault, basically. Yeah. So it's quite hard for me to understand why he's blamed for something that he didn't do. Ma perché chi non ha un figlio diventa un preta, o chi muore di una morte violenta diventa ha questa, diciamo, conseguenza negativa di essere preta? In fin dei conti, non è colpa sua. Se non ha un figlio, se muore in maniera violenta. Yes, this is the very modern, postmodern Western understanding of the form. Questa è, diciamo, la maniera postmoderna occidentale. But according to the traditional Vedic, Indian, and also Buddhist understanding of the problem, the situation is completely different. Ma dal punto di vista indiano, o se vogliamo anche buddista, la situazione è molto differente. Of course, there's no good or bad here, just the result of a specific action. Non si parla di bene o di male, si parla semplicemente di un risultato di una specifica azione. The pretas by themselves, they are not bad people. I preta in se stessi non sono esseri malvagi. Of course, they did some bad things. Sì, fanno delle cose cattive. But because they did some bad things, they get a kind of unfavorable result. Ma proprio a causa del fare queste azioni cattive hanno ulteriormente un risultato sfavorevole. And this unfavorable result provides them a lot of suffering. E questi risultati sfavorevoli gli conferiscono ancora più sofferenze. That is the point, you know. Questo è il punto. So there's no neutral actions here. Non ci sono azioni neutre. So if you die, for instance, by suicide, or by accident, per esempio si muore per aver commesso suicidio o per un incidente, you have to take into account which were the causes and the conditions before this violent death happened. Why did you arrive to this situation? Bisogna prendere in considerazione tutte le
circostanze, le cause circostanziali della, dell'evento, cioè perché sei morto in quel modo. So, this is no question of I am not guilty or I am innocent. No, just cause or effect. Non è questione sono innocente o sono colpevole, è semplicemente una questione di cause. That is the point of view of this understanding. Okay? Questo è il punto di vista di questa condizione. Okay. More questions? Someone? You? Io volevo fare una domanda rispetto a Suani, di cui si parlava prima. Cioè, del fatto che... La questione è grande di sangue. Cioè, quanto è importante Suani rispetto al significato del fatto stesso. Mi sembra di intuire che lei ci ha detto che il suono ha una elevata importanza rispetto al significato del allo scritto. Tutta la testa del sound, the brani is more significant than the meaning of the representative itself. This point of view is okay for someone who doesn't know the meaning. Questo punto di vista è importante per coloro che non conoscono il significato. It's okay, you get the sound, you get the harmonious, the harmonic sound, and it's okay. But if you want to go deeper in the values and in the power of the Dalai, you should understand the meaning as well. Quindi affidarsi semplicemente solamente al suono, alla vibrazione positiva della Dalai va bene, ma comprendere il senso della sillaba, il significato nascosto dietro la sillaba dà più efficacia, dà più profondità. Because in Adarani, what happens? What actually happens when you are reciting Adarani? Che cos'è che succede in effetti quando si recita Adarani? You are in dialogue with the deity. Si è in dialogo, lezione, dialogo con la divinità. Dialogue. You are talking to the deity. Cioè, tu parli con la divinità. Because we will see later on. The Dharanis basically are composed of, by one side, commands, imperatives, and prayers together. Perché, come vedremo in seguito, il Dharani è composto, cioè da un lato c'è un comando, un imperativo che tu in un certo senso imponi alla divinità, e dall'altro lato c'è una lode di confronti della divinità stessa. Just for instance, in English sounds horrible, sorry, but it's just an example. Oh, Alakteshvara, you are so beautiful, so amazing, so great. Please give me this. Okay? Yes. This is Dharani. Oh, Amalakteshvara, sei così bello, splendido, luminoso, sei un essere meraviglioso. Per favore, dammi questo e questo. Questo è il senso, per quanto può sembrare così. Terra. You understand? So, it's a dialogue. So, you are putting in a very positive situation in front of the deity. The deity are pleased. Is pleased because you are talking to her or to him in the language the Dharani, the deity likes the most. Perché appunto tu stai in un certo senso dialogando con la divinità e lo fai usando quel linguaggio che la divinità ama di più. You say, oh dear, Avalokiteshvara, well, now I have some problems, you know, maybe you can help me. I don't know if you can help me or not, but maybe. No, you cannot talk to Avalokiteshvara in this way. Per esempio, se tu scrivi tipo una letterina, come facevamo da bambini, oh Avalokiteshvara, per favore, che sei così buono e gentile, per favore, questo non è così efficace. So the best way, according to the tradition, the best way is reciting the Dharani, because the Dharani is holding the specific terms and the specific sentences which are more pleasant to the deity. L'efficacia del Dharani è che coinvolge quei suoni che sono più apprezzati in un certo senso dalla divinità. When you talk with someone who you love and you appreciate,
Do you speak him in a very rough, very strange way? No, you use the more beautiful words, the more poetic expressions to in order to impress and to enjoy, to give joy to this person, right? Quando si parla con qualcuno che si ama, non si usa un linguaggio terra terra o duro o semplice, si cerca di usare quei termini così diciamo poetici, quelli che esprimono al meglio la nostra, il nostro affetto nei confronti della persona amata. It's very similar. È della stessa cosa. Ok, so. Senti. Yes. Ma tu personalmente credi in tutte queste cose? Lo sapevo. Of course, of course. 100%. 100%. Yes, of course. You know, the Dharani doesn't work as a machine. Però bisogna tenere in considerazione che il Dharani non funziona come una macchina. Even though the Dharani are, as I said before, a very special, skillful mean, has a lot of powers, a lot of benefits, but you have to comply with the specific guidelines as well. Anche se il Dharani in se stesso ha i suoi diciamo, benefici, il suo modo di esprimersi, tu devi comunque seguendo delle linee guida. So, the Dharani also is asking you to behave properly. Per esempio, il Dharani richiede che tu agisca in modo appropriato. Oh, it's not just you may recite this mechanically this number of times, and that's it. You get the result. Non è che se tu recite il Dharani un certo numero di volte richiesto che tu ottieni il risultato. The Dharani doesn't work in that way. Non funziona così il Dharani. But of course I do believe on this text, this sacred text, because as other aspects of life, they are embodying the true nature of reality. Io credo sostanzialmente in questi testi, perché come altri aspetti della spiritualità incarnano il vero aspetto della realtà. For instance, the teachings of Tetsuben Roshi are Dharani. Per esempio, gli insegnamenti di Tetsuben Roshi sono di Dharani. Even though he said to him, please put this in a correct way. It's a Dharani. Anche semplicemente se lui ti dice, metti quella cosa lì in una maniera giusta, è un Dharani. Because he is taking care of you, he is teaching you, he is providing the best of his heart to you. Lui si sta indirizzando a te, ti sta dando delle indicazioni, ti sta chiedendo di fare quello che lui ritiene meglio per te. And for instance, in the esoteric koan tradition, the koans are considered also Dharani. E anche nella tradizione esoterica, anche i koan stessi sono considerati koan, Dharani. Any koan, mu o whatever, is Dharani. Ogni koan, anche mu, è Dharani. Because it's a mystery in word, in sound, and in meaning. Perché è un mistero nel suono e nel significato. Significati. You know, because of course, as you know, one koan can have 1,000 answers. Perché come sapete, 10,000 answers. Un koan può avere 10,000 risposte. You know, everyone who is working with the Mu, this Mu is only one Mu, but the answer is your answer, 1,000, 10,000, 100,000 answers. Perché il Mu è uno, ma le risposte sono milioni per quanti esseri ci sono. The Dharani is working the same way. The Dharani lavora allo stesso modo. The Dharani have a fixed number of sentences and words, but the meanings are infinite. I Dharani hanno un determinato numero di sillabe, di termini, ma i significati dei Dharani sono infiniti. And they, of course, they work if the causes and conditions are met. E funzionano chiaramente se le cause e le condizioni si incontrano con il cielo. So, we have still 5 minutes.
Any more questions? Any more comments? Any more criticism? Yeah. Yes, I have no fear. No problem. No problem. Yes, please. Okay, what about animals? Animals. The death of animals. Yeah. Oh, very interesting question. Thank you very much. Yes, of course. With you know, in Japan, they are performing the petto kuyo. In Japanese, sì, in Japan si chiama petto kuyo. Petto kuyo. It's a simplified Kanromon ceremony for animals. Because of course they suffer a lot. Even if you think, I have a very nice dog, a very nice cat in my house, he or she has everything, but he's suffering. Potete considerare che il nostro cane o il nostro gatto non soffrono proprio soltanto una condizione privilegiata, ma in realtà soffrono. They suffer a lot, but they can't express this suffering. Loro soffrono, ma non possono esprimere. Or they express the suffering in a way that we don't understand. O esprimono la sofferenza in maniera che noi non capiamo. But in any case, they are of course, they are recipients, of course, of this death practice. Ma anche loro possono essere fruitori di queste pratiche riguardanti la morte. Loro possono quasi trasformare in creature, in animali o qualcosa. They can be transformed into little creatures. Well, it depends the animal, and it depends the way this animal is dying. Dipende da che animale era, che animale era, e in una maniera. So, of course, the next life of this animal, if this animal doesn't get any ritual activity, ritual blessing, his or her next life is going to be difficult. Ma more sicuramente difficult. Se dopo la morte di questo animale non vengono eseguiti in quale la sua reincarnazione, diciamo, chiamata così, può avvenire in una condizione difficile. Okay. Yes, please. Ma alla fine. Alla fine. Il senso della vita ha un significato trascendente o immanente? E le due cose. Tutte e due. Sì, tutte e due. Both. We are always, as yesterday, Tugendhat Rossi said, in the middle. Come diceva ieri, sempre in the middle. In the middle of two worlds. Siamo nel mezzo di due dimensioni. Our task in life, I think, is embracing both in a non-dual way. E io credo che lo scopo della nostra vita è quello di abbracciare le due dimensioni, i due mondi, con un'attitudine non-dualistica. But without forgetting taking into account also the difference. Ma anche dobbiamo tener conto delle differenze. Because if there's no difference for me, maybe there's a difference for you. Può esserci non differenza per me, ma c'è una differenza per te. And I have to be aware of that and trying to provide you the best help or the best teaching according to your own point of view. Quindi bisogna in un certo senso riuscire a trovare quel tipo di insegnamenti che si in un certo senso si armonizzano al nostro punto di vista. If I am imagine, it's not the case, imagine. I am in the non-duality, full time.
Immaginiamo che io dimori costantemente nella non dualità. But you are constantly in the duality. Ma invece tu sei costantemente nella dualità. And you ask me for spiritual help. E tu mi chiedi un aiuto spirituale. If I provide you just a non-dual methods of practice, you are going to become crazy. Se io ti fornisco soltanto mezzi spirituali non duali, tu non esci fuori le mani destabilizzate secondo te. I have to, at the beginning of this, in a gradual way, I have to provide you something that you can, oh, you can recognize, you can be comfortable, you can be more acceptable, and then you can start to change and to evolve. All'inizio devo non necessariamente fornirti quelle pratiche di quei mezzi che tu riconosci in un certo senso, che trovi familiari, con cui puoi interagire in maniera comoda, poi si può passare anche eventualmente a uno stato successivo. So. Ok, I think it's time, it's over. Five minutes. Ok, any other question or comments? Yes. Ma essendo queste cose male. Comunque il percorso quando la morte è questo nell'età di mente. He's going to the after that the result will be well according to the Hindu point of view, yes. Secondo la tradizione diciamo Hindu è così. We are going to see how this preta idea changed with the Buddhist teaching. Noi vedremo come poi questa idea che tra le preta cambia nella tradizione. In the Buddhist context, preta becomes just one of the six states of existence. Nella visione buddista, nella cosmologia buddista, la condizione dei preta è solo una delle sei dimensioni di esistenza. But always there's a but. Ma c'è sempre un ma. But even though you imagine you are human, right? Immagino che tu sei umano, no? But you can behave as a pet. Ma in un certo senso tu puoi comportarti come un pet. Even though you have a human form, your mindset is preta mindset. Si può avere un fisico, un aspetto umano, ma la nostra attitudine mentale è quella di un preta. So, because all these six worlds are interconnected. Perché i sei mondi, le sei dimensioni di esistenza, alla fine sono interconnessi. There's no full separation between these states. Non c'è una separazione netta, definita tra queste sei condizioni. As in Zen language, in one instant you can become a god, in one instant you can become a preta. Secondo si dice nello Zen, in un istante si diventa un dio e l'istante dopo si diventa un preta. In one instant you became a Buddha, in one instant you became a hellish being. In un istante si diventa un Buddha, l'istante dopo si diventa un essere infernale. So, because you are including in your mind stream the whole possibilities of life. Perché in noi stessi si manifestano tutte le dimensioni, le possibilità dell'esistenza. So I think it's very important to take into account this possibility. You can easily become a preta after your death. Bisogna prendere in considerazione questo perché si può in maniera molto facilmente diventare preta dopo la morte. Because as we will see later on, the Buddhist tradition identify specific mental aspects to preta in order to emphasize the importance of this state of mind. Che come vedremo ora nella tradizione buddista si elencano, si evidenziano dei particolari stati mentali dei preta proprio per sottolinearne la loro peculiarità. For instance, grief, per esempio l'avidità, jealousy, la gelosia, cupidity. La selfishness, very strong selfishness, un egoismo estremamente accentuato,
the wish to do something wrong against someone with no consequences. Il desiderio di far del male a qualcuno senza poi avere scelte le conseguenze. Avarice. L'avarizia. So all these aspects of mind are related with the preta state. Questi aspetti mentali sono connessi con la dimensione di preta. So that means you can become preta very easily. Si può diventare, si può diventare preta molto, molto facile. Even though you think you are a very good person. Very compassionate, very lovely, very kind. Anche se si pensa di essere una persona compassionevole, gentile, amabile. Someone put you in your way 1 million euro, so you can be completely changed. Se qualcuno ti mette davanti al muso 1 million euro, puoi cambiare molto, molto facilmente. Your compassion and your kindness is put on a stake. La tua compassione, la tua gentilezza è una struttura mentale. Do you get it? Sorry? Do you get it? Do you get it, the point? Hai compreso? Do you get it, the point? Sì, io vedo. Si è appena su un altro punto di vista, nel senso che come lei dice, se io comunque nel mio meglio faccio, vivo senza creare possibilmente problemi, eccetera, posso salvarmi senza che qualcuno faccia un rito o cioè if I elimina kind of a compassionate way doing less harm as possible, can I be saved that even if someone doesn't make the ritual for me? Honestly speaking, I doubt it. Parlando onestamente, ne dubito. Because you need a very purified and transformed state of mind in order to die with no help. Che occorre uno stato mentale estremamente purificato per morire nella maniera giusta. No help. Occorre avere uno stato mentale estremamente puro, purificato per morire senza ricevere l'aiuto di qualcuno. Because imagine, right now, it's so difficult to control mind, right? Perché in questo momento è molto difficile controllare la propria mente. Even though we are healthy, we are in a normal state of mind, we are not out of mind, we are not balanced. But imagine if you die in a car accident. Perché anche noi possiamo stare benissimo. Come dire, di salute, possiamo avere una normale condizione mentale, possiamo considerarci in un certo senso delle persone equilibrate, però immagina di morire in un incidente d'auto. It's not very easy to control the mind in that moment. È molto difficile controllare la mente in quel momento. So, if you have someone who is taking care of you, who is trying to ensure you, to get a better rebirth or even a complete liberation, would be better. E se c'è qualcuno che è vicino a te, che può fare qualcosa per, in un certo senso, migliorare la tua rinascita, sicuramente è meglio. Quindi questo. So well, the last. What is being a preta is very problematic because you became a very unstable and fearful and influencer or being. Perché essere preta vuol dire essere una creatura estremamente instabile, essere una creatura estremamente che vive in una condizione di estrema paura, e una creatura che può essere very influenced. Che può essere molto facilmente influenzata da qualsiasi cosa. You lack stability,
do lack balance, do lack senza stabilità, senza equilibrio, a sense of control, you know. Senza, come siamo spesso non umani. Yes, of course, as I said before. In fact, if it is, I finish by now. The preta state is closely connected with the state of mind during the intermediate state. Pardon. Sì, concludo con questo. Lo stato di preta è qualcosa che in un certo senso è correlato allo, a uno stato di, a quello stato intermedio che si chiama il bardo. In Tibetan bardo, in Japanese chu, so the middle state. Uno stato di mezzo, uno stato definito. State in between. Stato fra. You are not as a human, and you are not yet in the new state, you are in the middle. Non si è umani, non si è nella nuova dimensione, si sta nel mezzo. The preta state is based very closely similar to the intermediate being. E la dimensione del preta è molto simile a questa stato della essere in mezzo, in un certo senso indefinito. Okay. Grazie. So, grazie di tutto, grazie veramente. Volevo soltanto fosse inutile che questo è un Buddhist festival interbuddista, naturalmente. Quindi in questi giorni gli insegnanti, i maestri espongono una visione, una dottrina che fa parte, no, di una particolare tradizione o di una particolare visione della tradizione. Come si vede ogni tanto nei film, no? La casa produttrice non è responsabile. Né dei contenuti, no, né di come vengono espressi nel film. E qui uguali, sono tante visioni, a volte contrastanti, ma è interessante proprio questo mettere, no, a confronto le varie. Grazie.